Ben trovati ad Abruzzo Web, siamo con Enrico Macioci, uno scrittore aquilano giovanissimo ma molto molto conosciuto nel panorama della letteratura italiana. Enrico ha pubblicato da pochissimo il suo secondo romanzo, La dissoluzione familiare, edito da Indiana. Enrico, dopo L'alba, il tuo primo romanzo di qualche anno fa, non ce l'hai fatta proprio a non parlare di terremoto? Sì, questo credo che sia un problema che noi aquilani ci porteremo dietro tutta la vita. Per uno scrittore il problema si pone forse in maniera ancora più decisa. Si pone in un duplice senso. Da un lato, come si fa ad elaborare un problema come questo? Dall'altro, come si fa ad affrontarlo da un punto di vista letterario? Walter Citi, che è uno scrittore italiano molto importante e molto affermato, ha sostenuto ad esempio che la tragedia dell'11 settembre in America non è stata ancora affrontata narrativamente nella maniera giusta, nonostante ci sia una generazione di romanzieri formidabile. Questo perché alcuni traumi, così grandi richiedono del tempo e un distacco cronologico probabilmente importante per poter essere, affrontati nella Nella maniera letteratura giusta. questo, perché ad esempio Bruce Springsteen nella musica l'11 settembre l'ha affrontato immediatamente, con la letteratura evidentemente, con una scrittura è molto più complicata. Sì, io sì, credo che nella scrittura si mettano in moto dei meccanismi piuttosto complessi, per cui un distanziamento non è facile da ottenere. Io non so, tra l'altro, se ci sono riuscito. In ogni caso, questo romanzo è un romanzo che gira intorno al tema del terremoto da un certo punto di vista e da un altro punto di vista lo prende come spunto per operare un'analisi su larga scala. L'Aquila, che tra l'altro viene chiamata Sì, mitologicamente città, con un altro. diventa, diciamo, l'ombelico di un mondo terremotato, di tutta un'accezione antropologica, politica, culturale, terremotata che è Quindi è quella sullo che stiamo sfondo il vivendo. terremoto, è il grande, possiamo dire così, oppure perché c'è Don Sisma, Sì. c'è questo Sì, Don Sisma è personaggio. uno dei personaggi principali, che è questo prete dai poteri metafisici. Sono tutti quanti personaggi un po' simbolici, un po' grotteschi. Il romanzo è fondamentalmente grottesco, volutamente esagerato. Il terremoto è una metafora. È una metafora della situazione storica, proprio umana che viviamo, la crisi economica, la crisi politica, la crisi della cultura, proprio la crisi dell'Occidente, la globalizzazione, no? Tutto I valori che questo si stanno frullatore. sgretolando via via. Esatto, sì, e forse l'Aquila in questo senso è una metafora azzeccata del tempo che viviamo. Ascolta, hai sofferto non soltanto nella preparazione, ma anche ovviamente nella scrittura di questo romanzo. Quanto tempo ti è costato? Questo romanzo l'ho E quanto ti è scritto. costato soprattutto a livello di emozioni? A livello di emozioni parecchio, perché l'ho scritto in un momento particolare in cui ero in esilio, tra virgolette, perché l'Aquila era appunto stata colpita dal terremoto e mi trovavo in affitto in Marsica. Era nato da poco mio figlio e quindi vivevo una situazione emotiva particolare. Da un punto di vista proprio delle energie psicofisiche mi è costato molto perché è un romanzo lungo, che fra l'altro è stato scorciato dall'edizione di editing di un terzo della lunghezza originaria. L'ho scritto tra il settembre del 2009 e il giugno del 2010, però poi nell'autunno scorso, nell'autunno del 2011, c'è stata una fase di editing e quindi di revisione piuttosto corposa, mia e di Giulio Mozzi, che è lo scrittore che mi ha in un certo tempo, che mi ha Assistito. scoperto, Sì, si è permesso la sì, sì. pubblicazione di questo libro insieme a Indiana, la casa editrice. Sono 300, più di 300 pagine, quindi deve essere stata Sì, una fatica. sì, una vera fatica. La prosa è una fatica fisica oltre che mentale, perché almeno nel mio caso le revisioni raggiungono numeri imbarazzanti. E quindi sì, sono 825.000 caratteri, che inizialmente erano appunto 1.200.000. Anche questa fase di taglio è una fase che richiede delle difficoltà e un certo sforzo. Non è facile decidere cosa tagliare e quando si taglia qualcosa bisogna comunque tener conto che tutta la struttura ne risente e va in un certo senso riorganizzata. Enrico, facciamo un salto all'Aquila proprio fisicamente. Sta diventando secondo te un luogo in cui la cultura comincia lentamente a rifarsi viva? Cioè il nome dell'Aquila quando noi aquilani, ma non soltanto, anche gli italiani, quando lo spendono sui media e comunque nel mondo dell'arte,
Molti scrittori vengono qui per vedere la situazione. C'è voluto un terremoto per risvegliare la cultura aquilana e se questo può essere uno stimolo per la cultura, per la letteratura italiana, Ma secondo te? due osservazioni cerco di fare rapidamente. Una è che il terremoto ha proiettato l'Aquila su un palcoscenico internazionale improvvisamente, no? È venuto Obama, ci sono stati i grandi della Terra, il G8, eccetera, eccetera. Tutto questo però ha in un certo senso opacizzato la realtà, secondo me, perché voi sapete meglio di me quanto i mass media possano distorcere una realtà. Per cui se ne è parlato tantissimo di questo terremoto, ma non sempre nella maniera giusta. Per quanto riguarda quello che dicevi tu sugli scrittori, sulla cultura, io credo che sia fondamentale il ruolo della cultura per ricucire, soprattutto a livello psicologico, a livello Umano, umano, una umano, umano. comunità dilaniata da questa ricostruzione che comunque ha sicuramente dei lati perlomeno discutibili, la mancanza del centro storico, le New Town. Io nel libro parlo di una città a ciambella, Ciambella. sì, quindi con un vuoto che è quello che prima era il centro storico e con una periferia che sembra un alveare impazzito. E adesso a luglio ne approfitto per annunciare che verranno invitati dal sito del Primo Amore una serie di scrittori importanti, Antonio Moresco, Tiziano Sì. Un Scarpa. Insomma, l'Aquila sta diventando effettivamente da questo punto di vista buon sì, un laboratorio, buon una sorta laboratorio. di Un laboratorio forse è la nuovo. parola più giusta, sì. L'ultima domanda, Enrico. Intanto ti facciamo i complimenti per il libro perché è davvero notevole. Lui è da talento e l'ha dimostrato nel corso degli anni. Ha pubblicato diversi racconti, ha vinto premi. È uno scrittore molto conosciuto, però, ovviamente, come tutti gli scrittori italiani, fa fatica in questo sud Europa che, almeno in Italia, dà poche opportunità a quelli con il talento come quello di Enrico. Però Grazie. ti facciamo un'ultima domanda. Quanto ti senti distante dall'Aquila? Oppure ti senti più vicino, rispetto a prima? Come ti senti tu nei confronti dell'Aquila? Sì, questa è la domanda decisiva che penso ci poniamo tutti i giorni, a tutte le ore. Da un lato mi sento più lontano perché non è facile viverci, visto com'è ridotta. Dall'altro mi sento più vicino proprio perché, come tutti, credo avverto un senso di responsabilità nei confronti della terra in cui sono cresciuto, della comunità in cui sono cresciuto. Per cui è un continuo oscillare fra speranza e disperazione. Io comunque considero l'Aquila, quando me lo chiedono, dico sempre così, come un malato grave che non si sa ancora se riuscirà a salvarsi oppure no. Credo e spero di essere troppo pessimista, ma credo che al momento questa sia una valutazione realistica, purtroppo. Grazie Enrico, Grazie a voi. ricordiamo La distruzione familiare, edito da Indiana, Enrico Macioci, nelle librerie aquilane. Grazie.